Per me la mia terra nativa è il Giappone. Mi manca il Giappone come se io fossi effettivamente stata lì e quindi mi manca casa. Io posso rinunciare alla mia cittadinanza italiana e accettare quella giapponese e sarò giapponese. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime, o non proprio. Nel video di oggi, invece di parlare di un video true crime, parlerò di una questione di cui mi avete fatto richiesta su Instagram, in tantissimi veramente, me l'avete chiesto almeno in 10 persone solo ieri. Vi invito a seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, Sebastiano Serafini. Che cosa è successo? In tantissimi mi avete chiesto che cosa ne penso di questa TikToker tale Oharu Deruta. E che cosa ne pensassi? Allora, per chi non la conoscesse, questa è una ragazza, per ora perlomeno, italiana che ha dichiarato su TikTok di voler cambiare la propria nazionalità, rinunciando a quella italiana per diventare giapponese. Dopo che ha lasciato queste dichiarazioni, come potete immaginare, ci sono state moltissime polemiche da parte del web che subito l'ha attaccata, e un po' perché è sembrato come se denigrasse l'Italia, da un'altra parte invece è stata attaccata anche perché comunque non sembra un comportamento molto rispettoso anche nei confronti del Giappone. Tanti inoltre hanno fatto notare a questa ragazza come il Giappone comunque è il paese dei suicidi, è il paese dove ci sono discriminazioni razziali, è il paese dove le donne non contano nulla e tutta questa serie di stereotipi che, come abbiamo detto tantissime volte, tornano molto spesso quando si tratta appunto di buttare della merda addosso al Giappone e non sempre è il caso. Abbiamo visto che comunque il Giappone non è tra i primi paesi con i suicidi al mondo, anche se nell'ultimo periodo devo dire che purtroppo il numero di suicidi tra i giovanissimi sembra sia in aumento. In ogni caso, tutto il mondo è paese, questi sono problemi un po' di tutto il mondo, quindi etichettare il Giappone come il paese dei suicidi mi sembra un pochino riduttivo. Cioè, con tutte le cose belle e positive che si potrebbero dire su un paese del genere, proprio limitarlo a quei due o tre stereotipi che sono stati detti e ridetti e appunto non corrispondono nemmeno tanto poi alla realtà attuale dei fatti, lo trovo un po' triste. In ogni caso, quello che lei dice comunque in questi video TikTok, ve ne lascio qua un pezzo. In un video dove c'era un ragazzo principalmente indonesiano, ma che sapeva il giapponese, io ho scritto: chiedo scusa per lui da tutto il Giappone. Allora uno mi fa: ma tu non sei giapponese? E io ho detto: non lo sono per ora, ma io mi sento già giapponese. Infatti sto anche cambiando nome. Io giovedì questo manderò la domandina al prefetto per cambiare nome. Già il mio nome da nome italiano Alessia diventerà Oharu. La cittadinanza giapponese. Ho già 20 anni, quindi sono maggiorenne. Risulterò trasferita in Giappone. Dopo una buona condotta, io posso rinunciare alla mia cittadinanza italiana e accettare quella giapponese. Di conseguenza, avrò tutti i diritti di un normale giapponese e sarò giapponese a tutti gli effetti. Quindi, persone che giudicano me come se io non sapessi nulla e non mi informassi di nulla, siete patetici. Ovviamente mica andrò in Giappone così a random. Quando andrò in Giappone io sarò già iscritta in una scuola che mi permetterà un alloggio e un lavoro. Poi, quando finirò la scuola e sarò autonoma, passeranno altri 3 anni. Praticamente a 30 anni potrò avere la residenza ufficiale giapponese. Mi sento letteralmente male a vivere in Italia, perché non è semplicemente, per me non è la mia terra nativa, ecco. Per me la mia terra nativa è il Giappone. Io mi sento fuori luogo, mi sento male, mi manca il Giappone come se io fossi effettivamente stata lì e quindi mi manca casa. Lei vive questa vita che sta facendo in Italia come non sua e sente la mancanza di un paese dove lei non è neanche mai stata. So ragazzi che già questo sembra un po' una cosa un po' assurda, però quello che dice lei è che comunque non le piace la sua vita in Italia e quindi la vuole cambiare andando a vivere
in Giappone. Lei dice che si è sempre sentita giapponese, eccetera, eccetera, e che ha tutto un piano nella sua testa fatto per andare a vivere in Giappone, ricevere la cittadinanza giapponese e rinunciare a quella italiana. Tant'è che la prossima settimana andrà anche a farsi cambiare cognome. Non so adesso a quando risalgono questi video TikTok, quindi non so se sia già andata a farsi cambiare nome o meno. E lei, il nome che ha scelto è Oharu. Ho appena chiesto al mio amico giapponese a caso se avesse mai sentito. Per chi non mi conoscesse, e magari c'è gente che arriva su questo canale nuovo, io vivo in Giappone da 10 più anni. Ormai ho il visto quasi permanente, insomma, sono adesso nel processo di chiedere il visto permanente. Non rinuncerò alla mia nazionalità italiana perché non ne sento la necessità. Alla fine il visto permanente mi dà tutto quello che potrei desiderare in Giappone senza troppe limitazioni, mentre se dovessi rinunciare alla mia cittadinanza italiana perderei un sacco di diritti che potrei avere invece in Italia, ma anche in Europa. Quindi vabbè, questa è un po' la mia situazione. E in ogni caso ho chiesto a questo mio amico giapponese che cosa ne pensasse del nome Oharu, perché io non l'avevo mai sentito. E gli ho chiesto, mi ha detto, neanche lui l'ha mai sentito. Ho controllato su internet, non sono riuscito a trovare questo nome. C'è da dire che i giapponesi possono dare un nome qualsiasi. Ci sono persone che si chiamano Pikachu in Giappone, scritto con il kanji, mi sembra di cielo e elettricità. E in ogni caso, capite, ci si può veramente sbizzarrire con questi nomi che in giapponese sono chiamati Kira Kira Name. Però, se proprio vuoi farti passare per una giapponese, io andrei a scegliere un nome un pochino più tradizionale, non lo so, Tomoko, tipo, la butto lì. In ogni caso, al di là del nome, che secondo me Oharu è un bel nome, quindi se lo vuole cambiare, perché no? Cioè, alla fine non ci trovo niente di male nel voler cambiare un nome. Questa storia ha avuto un'escalation, tant'è che questa ragazza è finita anche a pomeriggio 5 a parlare di questa situazione che sta vivendo, e ha anche fatto delle botte e risposte con i suoi haters, o comunque gente che la criticava, dicendo che lei ha tutto un piano, non è una sprovveduta e che sa che cosa, che sa tutti i passi che dovrà fare per poter venire in Giappone e a lavorare, a vivere qui e cambiare la sua cittadinanza da italiana a giapponese. Inoltre, ha anche parlato di una possibile operazione agli occhi, appunto per poter assomigliare di più ai giapponesi, avere gli occhi, a mandorla. Mi sono spiegata male. È vero che io voglio farmi gli occhi a mandorla, ma è anche vero che una cosa che non farò mai, perché avere gli occhi a mandorla ha un costo troppo elevato cioè, dovrei vendermi un organo per poterlo fare, sia in Italia che soprattutto in Giappone. Ha detto che la ragazza, che è un'appropriazione culturale, boh, probabilmente ha ragione, non lo so, ma comunque è una cosa che non farò mai perché è troppo costosa. Come vedete, qua dice che lei però non la vuole fare perché è troppo costosa. Allora, io non mi soffermerei troppo sul discorso di è giusto o meno farsi un intervento estetico per assomigliare a un ideale di bellezza che uno si è fatto, perché so che questo può sollevare una serie di controverse anche relative al cultural appropriation, eccetera, eccetera. A me quello sinceramente interessa meno perché penso che sia una di quelle zone grigie che dipende veramente dalla sensibilità di ciascuno di noi. Se operarsi agli occhi per togliere appunto questa double eyelid ti fa sembrare più asiatico o meno, non è secondo me quello il punto della questione. Anche perché io ho visto delle persone che sono fatte questa operazione e anche dopo l'operazione comunque gli occhi non mi sembrano quelli degli asiatici. Però guardando appunto sui video di Otaru, ho anche visto che c'è stato Valerio che ha riassunto molto bene la sua situazione, ma ha detto che ci sono spesso i giapponesi che si fanno l'operazione contraria per sembrare a noi occidentali. Allora io vorrei dire che non è proprio così. Per esempio, non è che se i giapponesi non prendono il sole perché vogliono avere la pelle bianca come i caucasici. È un discorso molto più complicato che sinceramente non mi va di affrontare in questo video. Però non pensate che i cantanti K-pop si rifanno gli occhi perché vogliono assomigliare a Justin Bieber. Non è questo. È un discorso molto più complesso che appunto non affronterò in questo video. Se volete un video a parte ditemelo, magari lo affronterò in un altro video perché è un discorso molto molto lungo. Se invece volete proprio capire alle basi, alle radici, il perché questa cosa non sia corretta, vi consiglio di seguire il corso che tiene Ca' Foscari. Non dovete neanche iscrivervi all'anno completo, potete anche solamente iscrivervi a corso singolo, al corso del professor Miyake sugli orientalismi tenuto alla Ca' Foscari. Quindi ecco, se perché è un discorso veramente complicato, dovete leggere dei libri e capire
troppe dinamiche per potervelo dire così in 5 secondi in un video e darvi una risposta completa a questa cosa, però sappiate che al 90% non è che chi si rifà gli occhi è per sembrare un occidentale, questo è un punto importante. Poi arriviamo adesso al discorso di Otaru in sé e parliamo nel dettaglio di quello che penso e di alcune accortezze che secondo me dovrebbe prendere. Allora, partiamo dal fatto che secondo me se lei si sente di volersi trasferire in Giappone e vivere qui non c'è assolutamente nulla di male. Certo, mi viene da dire, però come fai a essere così sicura che il Giappone sarà proprio quello che ti sei immaginata? Perché se non ci sei mai stata, io ho visto tantissimi italiani in questi 10 anni innamoratissimi del Giappone, sono arrivati in Giappone e sono rimasti delusi, perché comunque l'immagine che una persona ha del Giappone senza esserci mai stata è un'immagine stereotipata, in bene o in male, quindi quindi secondo me diciamo che è una ragazza molto giovane che ancora non è così ma appunto per la sua giovane età, pure io alla sua età probabilmente facevo gli stessi non proprio gli stessi, però magari anch'io facevo dei pensieri simili, però sono sicuro che l'esperienza paga, quindi io consiglio veramente di venire in Giappone, vivere e poi decidere se è proprio una cosa che vuole fare. Secondo luogo, avere la cittadinanza e rinunciare alla propria italiana è un percorso lunghissimo. So che ha detto lei di aver fatto tutte le ricerche eccetera, ma io conosco gente che qui in Giappone da 15-20 anni ancora non l'ha ottenuta, quindi il fatto che lei pensa che a 30 anni riuscirà a diventare giapponese, io glielo auguro, però penso che sarà molto improbabile che ciò avvenga. Magari a 40 anni, se si dà molto da fare, mi raccomando, paga sempre le tasse perché è importantissimo. E ti consiglio anche di togliere i piercing perché sarà molto difficile trovare un lavoro in molti mercati se non hai, se hai dei piercing in faccia, e anche è difficile comunque veramente integrarsi anche in Giappone in alcuni settori, quindi è veramente una di quelle cose che secondo me bisognerebbe evitare, e anche evita tutti gli scandali. Per esempio, scandali come questo di TikTok sono delle cose che magari tra 10 anni, quando potresti fare domanda per la cittadinanza, magari non sarebbero un grande problema, però io conosco YouTuber che hanno avuto un percorso impeccabile a livello di tasse eccetera eccetera, a cui è stata negata la cittadinanza proprio per degli errori che hanno fatto su internet. Quindi stai molto attenta e vedi di non far troppo parlare di te in termini negativi, perché potrebbe ritorcersi contro. E poi che altro dire? Io auguro veramente buona fortuna a questa ragazza, spero che il Giappone sia tutto quello che ti sei immaginata sarà. Io comunque consiglio a questa ragazza anche di, prima di venire in Giappone, di frequentare un'università, perché solitamente è, cioè, se lei si è fatta un problema dell'operazione agli occhi per via del costo, immaginatevi il costo che deve mettere da parte per poter andare in Giappone. Sicuramente 50.000 euro minimo devi avere per poter andare in Giappone se inizi proprio da una scuola di lingua, poi non lo so se andrà a fare l'università o se andrà a trovarsi un lavoro o cosa, per poi poter riuscire a integrarti e vivere in Giappone, ma anche di più di 50.000, forse 70.000, perché voi dovete considerare che dovete fare 2 anni di lingua prima per imparare la lingua. Dopo questi 2 anni di lingua dovete andare minimo a fare una Senmongakko, che è una scuola professionale, o un università che dura 3 anni, che costa all'anno dai 10 ai 12.000 euro, dipende anche un po' da quale andate a scegliere, quindi 12.000 euro all'anno per 5 anni sono già 60.000 euro. Inoltre, oltre a questi 60.000 euro della scuola, questa ragazza deve anche considerare che appunto dovrà mangiare, dovrà vivere eccetera eccetera, quindi ci saranno i costi dell'alloggio e del cibo. Poi lei dice che potrà lavorare, e è vero che potrai lavorare, ma potrai lavorare tipo una cosa come mi sembra, se non è cambiata la regola, 36 ore a settimana, che solitamente finirai per fare un baito, e un baito sono 1000 yen l'ora, quindi guadagnerai massimo, ma proprio andando bene, 100.000 o 150.000 yen al mese, e quindi sono 1000 euro, e però devi far fronte a delle spese pari almeno 20.000 euro l'anno tra i costi della scuola e i costi del vivere e dell'alloggio, quindi comunque devi pensare a una spesa di 10.000 euro divisa su 5 anni, perché in quei 5 anni tu non potrai fare altri lavori. E tu mi dici, magari posso fare solo 2 anni di lingua, io imparo bene il giapponese e mi posso far assumere.
E no, non funziona così perché se tu tenti questa strada c'è un problema grosso. Tu non hai mai lavorato, non hai esperienza lavorativa, proprio non come lavoro part-time, ma proprio come lavoro a tempo pieno, che quindi potrebbe renderti elegibile per il visto, e quindi tu non potresti mai andare a trovare un lavoro direttamente dopo aver fatto la scuola di lingua. È praticamente impossibile. Quindi l'alternativa 2, che secondo me è quella che veramente ti consiglio di più, è quella di andare in una scuola, in un'università per studiare il giapponese. Passati quei 3 anni, tu potrai anche andare a fare una scuola di lingua, mettiti un anno per perfezionare la tua lingua, e in quel caso poi dopo puoi trovare un lavoro perché c'hai un titolo di studio. Se tu non hai un titolo, io non so adesso la tua situazione scolastica, però se non hai un titolo di studio universitario non puoi fare domanda per il visto per la maggior parte dei visti, a meno che non hai qualche skills veramente particolare che ti fa distinguere, ma in quel caso sarebbe comunque un visto molto difficile. Metti che arrivi con il visto da artista, trasformarlo in un visto permanente. Questa è la seconda alternativa. La terza alternativa, forse quella un po' più difficile, è se vieni in Giappone direttamente adesso, finite le scuole superiori. Credo che questa ragazza sia delle superiori, magari è dell'università, e tutto quello che dico sono cavolate, però a vederla dai video TikTok mi sembra molto giovane. Potresti venire a fare la scuola di lingua e poi in quei 2 anni trovarti un moroso e sposartelo. Ecco, in quel caso tu potresti rimanere in Giappone e poi potresti trovare lavoro anche solo conoscendo giapponese, senza dover spendere dei soldi per fare un'università o per fare una scuola professionale. Queste sono le 3 opzioni. Io penso che la più sicura sia indubbiamente quella di andare a fare una scuola, a fare un'università in Italia prima. Consiglio assolutamente Ca' Foscari, che ho fatto la magistrale lì, tutta corso singolo. Adesso, quando riuscirò finalmente a laurearmi a Bergamo, se riuscirò a farlo, andrò poi a presentare la tesi a Ca' Foscari. Questo era tutto quello che volevo dire a questa ragazza. Io auguro a questa ragazza il meglio, spero che non si sia offesa di questo video. Anzi, io l'ho fatto veramente per cercare di aiutare e mettere in guardia su un realistico piano per andare in Giappone, perché so che sulla carta tutto sembra più semplice, poi quando si va proprio a vedere, a scavare ogni singola particolarità, te lo dico io che veramente ho vissuto e ho visto vivere questa situazione da tantissimi italiani, ti assicuro che è molto più difficile. Detto ciò, io ti auguro il meglio e spero che riuscirai a arrivare in Giappone. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se non conoscete questo canale e vi interessano i crimini, iscrivetevi. Porto nuovi video solitamente il giovedì e la domenica. Oggi doveva uscire un video true crime, ma non è uscito perché ho parlato di questo argomento, e spero che ci rivedremo allora domenica con un nuovo video, questa volta true crime. Un saluto da Seba.